Ho trovato mio padre. Non so in che modo questo video è arrivato in Thailandia o è arrivato tramite i suoi conoscenti, perché hanno riconosciuto la sua faccia e da lì lui ha iniziato a cercarmi. Ovviamente lui ha provato inizialmente a cercarmi tramite i social, ma è stato impossibile perché io ho cercato tramite quei messaggi e sono messaggi infiniti, quindi riuscire ad avere un contatto diretto con me è impossibile. Allora niente, ha contattato mia madre. La cosa più sbagliata che potesse fare è contattare la sua ex moglie, la donna che lo odia più di chiunque altro al mondo. Però mia madre, in questo contesto, sapendo che io ci tenevo davvero tanto, lei mi ha contattata e mi ha detto che mio padre vuole conoscermi e vuole rivedermi, perché mi ha visto solamente una volta, neanche quando ero nata, mi ha visto all'età di 11 anni. Ho già fatto una videochiamata con lui su Line. Per quelli che non lo sanno, Line è come WhatsApp in tutta Asia, allora al posto di usare WhatsApp usano Line. È stato davvero strano, non sapevo come comunicare con lui avendo un thailandese così stretto, non sapevo che cosa dirgli, cosa gli vado a dire. Ciao papi, come stai? Perché mi hai abbandonata in tutti questi anni? Per quale motivo non mi hai mai contattata? Per quale motivo non mi hai più cercata? Io vorrei dare la possibilità a quest'uomo di ormai 57 anni, che devo dirlo, è un gran figo per avere 57 anni. Rido in faccia a tutti quelli che mi hanno detto: oh, perché tu pensi che tramite i social riuscirai a trovare tuo padre? Sì, oh, grazie ai social sono riuscita a trovare mio padre.